Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Dunque, mi scuso in anticipo perché potreste sentire uno strano sottofondo. In questo momento sta piovendo e avendo il tetto a spiovente in legno, praticamente la pioggia rimbomba, che è una meraviglia. Al momento si è fermata un po', quindi ne sto approfittando. Se dovesse rinforzare, perdonate il rumore di sottofondo, spero lo troviate un po' rilassante. Il video di oggi è un video che faccio per la festa della mamma. Infatti domenica sarà la festa della mamma e quindi ho voluto portarvi un'idea carina, secondo me, ovvero 10 libri in cui ci sono delle mamme, mamme di ogni tipo, mamme particolari, mamme amorevoli o meno, insomma, ognuna con le proprie caratteristiche che vi illustrerò man mano e quindi, insomma, vi voglio accompagnare con me in questo percorso alla scoperta delle varie mamme. Prima di cominciare, come sempre, faccio le solite premesse. Ogni martedì ed ogni venerdì porto sempre un nuovo video qui sul canale, quindi nel caso vi andaste di restare aggiornati, iscrivetevi. Così appunto non ve ne perdete neanche uno. Se volete restare ancora più aggiornati, se vi iscrivete sui social, resterete anche aggiornati su eventuali spostamenti, annullamenti, eccetera, eccetera. E inoltre avrete qualche piccola notizia, anticipazione anche sulla mia vita privata, o comunque su quello che c'è al di fuori di YouTube. Tutti i libri che vedrete qui li trovate linkati giù in info box. Ormai ve lo dico sempre ad ogni video: se voi acquistate un libro attraverso i miei link, i vari partner mi lasceranno una piccola percentuale che mi serviranno a sostenere il canale. Ormai ne hanno inventate di ogni per sostenere economicamente un canale, quindi ovviamente non è questo l'unico modo, ma potete anche offrirmi un caffè virtuale tramite la pagina Ko-fi, fare un regalo al canale tramite la wishlist Amazon. Ci sono addirittura, me l'ha ricordato da poco YouTube, i fantomatici super grazie, che sono quei cuoricini che vedete insieme a tutte le varie iconcine per mettere like e quant'altro, attraverso cui potete fare anche delle donazioni al canale. Quindi, insomma, i modi ci sono per sostenere il canale, ma ovviamente potete sostenerlo anche solo commentando. Sapete che io ormai aspetto ansiosissimo i vostri commenti, che sono la parte più bella del fare questi video, o semplicemente mettendo like, condividendo, parlando con le persone del mio canale. Quindi mi raccomando, se conoscete qualcuno a cui potrebbe interessare questo canale, fateglielo sapere, che un passaparola fa sempre bene. Dunque, ho fatto tutte le mie noiose premesse, direi di cominciare subito. Ho scelto 10 titoli, appunto, perché per un motivo o per l'altro mi hanno colpita. Mi hanno colpite le protagoniste, appunto, le madri, mi ha colpita magari una tematica, mi ha colpita tante cose, ci sono tante cose che mi hanno colpita e ve ne parlo un po'. Il primo libro di cui voglio parlarvi, infatti, di mamme non ne ha una, ma bensì due. E il libro di cui vi sto parlando è Il figlio di due madri di Massimo Bontempelli. La prima edizione è uscita nel 1929, ma Utopia poi l'ha ristampata, mi pare, nel 2020 o nel 2021. Comunque, sta di fatto che c'è un'ulteriore ristampa uscita proprio da pochissimo, nell'ultima settimana, e quindi, insomma, ci ha riportato questo testo in commercio. E di cosa parla? Perché la cosa particolare è proprio la sua trama. Siamo in Italia e il protagonista, anche se in realtà di protagonisti ce ne sono un po', è il piccolo Mario. Mario ha 7 anni e noi lo andiamo a conoscere il giorno del suo compleanno. Vive con la sua mamma, col suo papà, una mamma che lo ama, lo adora, lo coccola, un papà che a modo suo gli vuole bene, seppur comunque lo critichi un po'. E siamo appunto il giorno del suo compleanno. Vediamo appunto come si interfaccia con i genitori, vediamo questa piccola festicciola di compleanno, finché non arriva la sera e ci ritroviamo al giorno dopo. Il giorno dopo, dunque, Mario ha una tata, una donna che si occupa di lui, e sta giocando in giardino. E ovviamente la mamma è a casa, non è lasciato solo con la tata, e infatti a un certo punto questa mamma si rende conto che Mario è lì sotto un albero, quasi in stato di catalessi. Perciò va da lui, gli fa il solito scherzetto che si fa ogni tanto ai bambini, no? Ovvero coprire gli occhi e dire chi sono, e nota che Mario non si scompone, però non si spaventa, resta un attimino fermo, di sasso, al che lei gli toglie le mani dagli occhi. Il bambino sgrana gli occhi guardandola e gli chiede: ma lei chi è, signora? Perché cosa vuole da me? Dov'è la mia mamma?
Al che la mamma di Mario, che si chiama Arianna, e quindi è una delle nostre protagoniste del romanzo, si allarma perché ovviamente Mario si trova all'interno del giardino di casa sua e di fronte a lui ha la sua vera mamma, quindi è assurdo che lui ponga queste domande. Prova a rassicurarlo, a dirgli: ma come, dov'è la tua mamma? Sono qui, sono io. E questa è la sua casa. Sta di fatto che Mario a un certo punto comincia ad agitarsi troppo e a dire che no, quella non è la sua mamma e quella di certo non è la sua casa, che lui abita in una via che adesso non ricordo neanche più, che è una via specifica, e che la sua mamma è molto diversa da quella signora che ha di fronte a sé. Insomma, sta di fatto che per una cosa o per l'altra, Arianna un giorno decide di assecondare questo bambino proprio nella speranza che, andando a vedere che effettivamente non c'è nessuna casa, nessuna mamma ad aspettarlo laddove dice che ci sia, potrà togliersi dalla mente questa cosa qui, questa stupidata qui. Perciò si recano nel luogo designato e ad attendere Mario c'è effettivamente una donna che effettivamente aveva perso il suo bambino di 7 anni e che ha una casa con tutti i suoi giochi, giochi che Mario riconosce, dove ci sono fotografie che ritraggono Mario, e quindi quello che noi vediamo come Mario in realtà sembrerebbe essere il figlio di questa donna, ovvero Luciana, il cui bambino non si chiamava Mario, ma bensì Ramiro. Non dico altro, vedrete l'evolversi della storia, perché ovviamente la storia non finisce qui, vi ho solo raccontato l'incipit. Ma è una storia abbastanza particolare, perché appunto ci ritroviamo con due madri che hanno appunto molte cose in comune, se ci vogliamo pensare, nonostante siano diversissime, perché Arianna è una donna molto più pacata, un po' più insicura, ha un carattere molto più remissivo. Luciana, dal canto suo, invece, è una donna vissuta, una donna che ha sofferto, una donna un po' più risoluta, un carattere un po' più deciso. Ma insieme appunto hanno questo amore smisurato per questo bambino Ramiro slash Mario e si ritrovano anche a condividere lo stesso dolore, ovvero il dolore della perdita di un figlio, perché se Luciana aveva perso il suo bambino, Arianna lo sta perdendo in questo momento qui, perché il bambino non la riconosce più. Quindi abbiamo proprio questa ambivalenza incredibile, abbiamo questa situazione paradossale che poi, vabbè, sul finale vedrete come andrà a finire. E queste due donne che appunto sottolineano un po' i loro sentimenti e la paura del perdere questo figlio, no? Il terrore, e mischiato però all'amore incredibile per il proprio bambino, questo istinto di protezione che hanno nei suoi confronti, questo volere il meglio per lui, voler cercare di assecondarlo, dargli il meglio che possono. Insomma, è un libro che mi è piaciuto tanto, sicuramente per la particolarità della storia, che è una storia a dir poco incredibile, sebbene il finale non l'abbia capito molto, sarò sincera. È molto interessante, è una dinamica che non avevo mai visto in altri libri e questa mi ha affascinato tantissimo. Prima di passare al secondo libro faccio una premessa, non farò analisi approfondite di tutti i libri perché capirete che altrimenti staremo qui fino a domani. Vi voglio solo mettere le pulci nelle orecchie su vari titoli che potreste trovare interessanti, quindi mi raccomando, nel caso, se vi rimando a video o quant'altro in cui ne parlo in maniera più approfondita, spulciate su nelle schede che trovate tutto quello che vi serve. Un altro libro che vi voglio suggerire e in cui il tema della maternità è molto preponderante è sicuramente un libro di cui vi ho parlato da pochissimo. Vi lascio su nelle schede, tra l'altro, il video in cui ne parlo. È stato un libro che mi ha fatto appassionare, che mi è piaciuto tantissimo e di cui sono felice di averne scoperto l'autrice. Sto parlando del quinto figlio di Doris Lessing, autrice che ho scoperto proprio grazie a questo libro e che spero di riuscire a scoprire anche con altri titoli. Con questo qui, devo dire, sono rimasta davvero, davvero piacevolmente sorpresa. Il libro in questione è stato pubblicato in realtà un po' di anni fa, di preciso nel 1988, e ristampato poi sempre da Feltrinelli nel 2020 con una nuova edizione, una nuova veste grafica. È un libricino piccolo, sono 176 pagine, quindi molto veloce da leggere. E di cosa parla? Abbiamo i nostri due protagonisti che sono David ed Harriet, una coppia giovane che si innamora, si piace,
e si sposa. Vanno a vivere insieme in una casa gigantesca perché il loro sogno è quello di fare tantissimi figli, almeno 8 se non ricordo male. I figli nascono, loro fanno sempre un sacco di feste, tutte le festività le passano con amici, parenti, tutti ospitati in questa gigantesca casa e vivono tutti in armonia. Sono praticamente l'immagine della famiglia perfetta. Finché non arriverà il quinto figlio, e cioè Ben. Ben è completamente diverso dai suoi fratelli. Ben ha qualcosa che non va, è un bambino tendenzialmente aggressivo che fa passare una gravidanza alla madre parecchio travagliata, è un bambino che ha difficoltà di linguaggio, è un bambino che non sa esprimersi, non sa interfacciarsi con i fratellini, è un bambino che ha, diciamo, un po' un mondo interiore un po' diverso da quello dei suoi simili. È un bambino diverso. E qui entra in gioco la nostra madre, appunto, Harriet. Harriet è una donna che innanzitutto questa gravidanza non l'aveva prevista, perché dopo il quarto figlio avevano deciso di prendersi una pausa. E invece Ben arriva. Non si sa come, ma arriva. E quindi c'è già questa cosa della gravidanza, tra virgolette, indesiderata. Inoltre, appunto, vive una gravidanza molto tormentata perché Ben non la smette di scalciare. Deve prendere dei tranquillanti per far sì che Ben la lasci dormire mentre è nella pancia. E quindi diciamo che parte con una gravidanza che non è assolutamente facile e che non le fa gradire, diciamo, l'arrivo di questo bambino. Inoltre, poi quando arriva, notiamo che questo pargolo è diverso, anche fisicamente parlando. Lei lo paragona ad un gnomo per la sua fisionomia, non riesce a descriverlo in maniera umana e questo la turba tantissimo. Insomma, è come se Harriet a un certo punto rifiutasse questa gravidanza, volesse scappare da questo bambino che sotto sotto non era desiderato, non lo desiderava, ma al tempo stesso si ritrova da sola a doverlo accudire e a non avere il coraggio di lasciarlo a se stesso. Ci sono capitoli poi in cui accadono delle cose, in cui Ben viene allontanato dalla casa e lei a un certo punto va a riprenderselo perché non vuole lasciarlo lì a se stesso, ma sente una maternità latente che, insomma, le impedisce di abbandonarlo a se stesso. Inoltre, all'interno di questo libro vediamo tante tematiche, ovvero le aspettative che si hanno della maternità in sé, quindi da una donna cosa ci si aspetta. C'è la tematica della gravidanza che per forza non deve essere qualcosa di idilliaco, ma che può benissimo capitare che sia un qualcosa di non voluto, un qualcosa di sofferto. Ci sono veramente tantissime tematiche legate proprio alla maternità che mi hanno letteralmente fatta impazzire, e questo è un libro molto forte, ma anche molto bello, secondo me molto affascinante, perché vi spiega un pochettino dinamiche che sotto sotto una persona normale potrebbe purtroppo vivere. Io lo consiglio, vi consiglio anche di vedere il video in cui ne parlo in maniera molto più approfondita, che davvero, secondo me, vale la pena leggere. Un altro libro che vi suggerisco vede invece una madre ormai anziana. Infatti sto parlando proprio di La madre di Grazia Deledda, libro che anche questo ho letto da poco, quindi ve ne parlerò anche di questo nel video letture. Di cosa parla? Perché è veramente molto particolare come libro. La protagonista è la nostra madre, di cui noi non conosciamo il nome, che ha un figlio, ovvero Paolo. Da un po' di tempo questa madre nota che suo figlio esce nel cuore della notte. Contate che suo figlio è un prete, è un parroco di paese, proprio di un piccolo paesino. Comincia a chiedersi cosa va a fare nel cuore della notte, tant'è che una sera lei decide di seguirlo e scopre una verità veramente molto scomoda, e cioè che suo figlio ha una relazione clandestina con una donna. Qui comincia quindi la trama in sé di questo libro, che non è solo una storia, ma è molto di più. La madre di Grazia Deledda esce nel 1920
È un libro molto particolare, non è gigantesco, anche queste sono 168 pagine circa di libro, quindi si legge anche relativamente in fretta. Si fa per dire, perché devo dire che la scrittura è un po' pregna, mettiamola così, perché è un libro molto molto introspettivo. Ma abbiamo appunto a che fare con una madre che in questo caso si rende conto che il figlio sta facendo qualcosa che non va bene, che in teoria lo potrebbe rovinare la sua carriera, potrebbe rovinare la sua vita intera. E quindi vediamo tutta l'introspezione di questa donna che non sa se intervenire oppure no. Tant'è che poi proverà a portare il figlio sulla diritta via, proprio per amor suo, per cercare di dargli la possibilità di cambiare le cose prima che qualcuno lo scopra, ma al tempo stesso è dilaniata perché capisce questo sentimento che prova il figlio, capisce che il suo Paolo, che è sempre stato così bravo, che è sempre stato un'anima buona, un'anima gentile, è l'unico a cui viene reclusa la possibilità di amare qualcuno. Quindi pensa che uomini di ogni tipo, anche i più disgraziati, riescono a trovare l'amore, il suo Paolo, che forse è quello che lo meriterebbe di più, purtroppo non può trovarlo. La bellezza di questo libro è proprio tutta questa introspezione che c'è all'interno. Ovviamente l'introspezione la vediamo sia da parte della madre sia dalla parte di Paolo, quindi non vediamo solo la campana della madre, ma è molto bello vedere proprio questo amore incredibile che questa donna ha per il figlio, tutto il dispiacere che ha. Racconta poi tra l'altro la sua vita, il trascorso, l'infanzia di Paolo, quindi noi attraverso gli occhi di questa donna vediamo proprio la vita di questo ragazzo. E quindi il dolore che questa madre prova nel vedere ciò che sta accadendo. Vediamo proprio questa donna a 360 gradi, pur non conoscendone il nome, e il tutto poi volgerà in un finale che secondo me è, credo, il finale perfetto, che eleva ancora di più questa donna. E l'ho trovato un libro molto molto bello, toccante, nonostante abbia fatto un po' di fatica a finirlo, perché comunque è un libro che, insomma, scritto negli anni 20, ha la sua pesantezza da un certo punto di vista, ma è molto bello proprio tutto il lavoro di introspezione che ha fatto la Deledda, proprio perché vi mette questa donna a nudo, proprio vi fa quasi commuovere. E quindi questa, per esempio, potrebbe essere una lettura ad hoc sicuramente per la festa della mamma. Se però siete in vena di leggere di mamme più briose, più spiritose, più strane, assolutamente io non posso non menzionarvi La signora Bennet di Orgoglio e Pregiudizio. Romanzo che ormai conosciamo tutti, un bel tomone di 400 e passa pagine, scritto nel 1813 da Jane Austen. Orgoglio e Pregiudizio non ha bisogno di presentazioni, si racconta la storia della famiglia Bennet, che appunto abbiamo questa donna, la signora Bennet, che ha queste cinque figlie che deve far maritare e che quindi sono, diciamo, il suo più grande pensiero. E vedremo un pochettino le dinamiche, soprattutto della protagonista principale, che è Elizabeth, che conoscerà, insomma, l'amore sotto vari punti di vista. Ma soffermiamoci più che altro sulla signora Bennet, perché sebbene non sia la protagonista del libro, è la protagonista di questo video. La signora Bennet è una donna veramente assurda, particolare, grottesca, molto molto caricaturata, secondo me, da Jane Austen, perché abbiamo una donna che è molto frivola, molto superficiale, una donna che non ha interesse per la cultura, non ha interesse per le cose che, diciamo, arricchiscono l'anima, ma ha interesse solo al quanto un uomo ha di rendita per poterlo, insomma, coniugare con una delle sue figlie, e i pettegolezzi che ci sono in giro per riuscire a screditare o meno il vicinato. E quindi noi vediamo questa donna che delle figlie, per carità, dimostra un grande affetto, un grande amore, ma al tempo stesso è un amore molto molto superficiale, poco comprensivo, poco empatico, tant'è che a un certo punto della storia noi vediamo la signora Bennet che comincia a mettere su il muso ad Elizabeth, perché lei non ha intenzione di sposare a un certo punto della storia, e
il famoso signor Collins, un uomo barboso che sa già che la renderebbe infelice, che non ha niente da offrirle se non una casa e una rendita, e che la madre non sembra sinceramente accorgersene o comunque ignora completamente questo aspetto, perché comunque è pur sempre un uomo con i soldi, è un uomo che può darle un futuro, e questo basta alla signora Bennet. Quindi vediamo una donna che sotto sotto è anche un po' senza scrupoli, una donna che comunque basta che se la pigliano, mi va bene comunque. E quindi vediamo un po' questo soggetto, questa caricatura pazzesca di quella che era la situazione ovviamente nell'Ottocento, di quello che purtroppo spesso erano disposte a fare molte madri nell'Ottocento, chi per disperazione, chi perché riteneva più importante un futuro sicuro rispetto ai sentimenti e alla felicità delle figlie. Passiamo poi ad una lettura che ho fatto l'anno scorso, se non ricordo male, e mi ricordo che questa lettura mi era piaciuta veramente tanto, ma al solito sono quei libri che passano in sordina, non si sa per quale motivo, e invece hanno tanto da offrire, hanno veramente delle realtà importanti da raccontare, ma nessuno si ripila mai queste storie, non capisco perché. E il libro di cui voglio parlarvi è Tutto per i bambini di Delphine di Devigan. Devigan o Devigan, non lo so. È un libro che è uscito da relativamente poco, è uscito l'anno scorso nel 2022 per Einaudi. Un libro di 296 pagine. Di cosa parla? Allora, anche qui la protagonista è una mamma. Abbiamo questa donna che si chiama Miriam, se non ricordo male, che ha due bambini e rende questi due bambini le star del suo progetto social. Infatti lei apre un canale YouTube, mi pare, o una pagina Instagram, in cui mostra questi bambini in unboxing, aperture di regali, giochi, giochini, insomma, li coinvolge in varie attività per un pubblico affezionato. Ovviamente questa pagina comincia ad avere un successo incredibile, raggiunge vette assurde in cui appunto gli sponsor letteralmente a momenti gli lanciano gadget e regalini da fargli spacchettare durante questi video, e quindi insomma questa donna apre questo grande regime con i suoi figli, il social, e noi vediamo la realtà, la situazione di quelle che sono le baby star all'interno dei social. Cosa succede? Che a un certo punto uno di questi due bambini sparisce, la bambina sparisce, non si ha più traccia di lei, e lei non sa cosa fare, è terrorizzata, cioè li aveva mandati semplicemente a giocare con i vicini di casa, lì sotto il suo naso, e la bambina sparisce, non la si trova più. Quindi partono le indagini e noi vediamo quindi la storia dividersi in due. Una parte della storia narra le vicende dalla ricerca della polizia in avanti, un'altra parte del libro, che si intervalla questa linea temporale, ricca di flashback, in cui ci racconta varie vicende in cui appunto i bambini erano coinvolti, magari per i video, magari per qualunque altra cosa. Quindi insomma abbiamo dei piccoli flashback che ci aiutano a ricostruire la storia al contrario, comunque, dei vari ricordi di questa donna, delle varie confessioni che fa, dei vari documenti che vengono redatti dalla polizia, insomma. Il finale non ve lo racconto, avrà un grosso colpo di scena che io stessa non immaginavo, ma devo dire che ci stava tantissimo, mi è piaciuto proprio quel finale, devo dire che è molto azzeccato, molto più verosimile di un qualunque finale che avessi potuto inventarmi io. E cosa mi ha colpito di questa storia? Sicuramente appunto la figura di questa madre. Andando a ritroso un attimino col raccontarvi questa trama, noi già dalle prime pagine sappiamo che Miriam è una donna che in gioventù ha fatto giorni, mesi, anni a partecipare a casting di reality, pubblicità, ha fatto il tutto e per tutto per riuscire a diventare una star televisiva. Quando poi appunto arriva ad avere una famiglia, avere questi figli, noi vediamo proprio questa figura che comincia
vivere la vita che avrebbe voluto vivere da giovane attraverso i suoi figli, perché sono i suoi figli adesso ad essere le star e essendo i suoi figli è come se lo fosse a questo punto anche lei. La notorietà è riuscita comunque a raggiungerla. Vediamo una madre un po' distaccata, che nonostante ami questi figli perché li ama tanto, nel momento in cui uno dei due bambini sparisce, le crolla tutto. Vediamo però che è una madre che un po' vive nel suo mondo, una madre che ha creato tutto questo, ma non si sa se l'ha creato perché voleva fare qualcosa di divertente con i figli e creare del tempo di qualità con loro, o se effettivamente l'abbia fatto solo per se stessa, per la sua gloria. Vediamo una madre, tra l'altro, che ritorna alla realtà una volta che smette di fare questi video perché deve ricercare questa figlia, e vediamo il suo mondo crollare, vediamo tutte le sue certezze che vacillano, vediamo tutto il suo mondo interiore che letteralmente svanisce. Insomma, Melanie vive una vita fittizia e una vera e propria illusione che vive attraverso i figli, senza rendersi conto però di star danneggiando questi bambini, senza rendersi conto che la realtà delle baby star non è proprio una realtà sanissima. E quindi, insomma, volevo darvi questo consiglio perché secondo me è un libro molto affascinante che parla di maternità, perché comunque abbiamo a che fare con una famiglia, con una madre e lei è la protagonista principale. E secondo me è un libro un po' tanto sottovalutato perché ci racconta una realtà che non è poi tanto distante da noi, è una realtà ben presente e non lo so, secondo me non è così trascurabile, cioè secondo me in tanti dovrebbero provare a leggerlo perché ha tanto da farti riflettere, da insegnare, ti fa riflettere su tante cose. Anche su questo libro comunque ci avevo fatto un video, quindi se lo ritrovo lo lascio nelle schede. Andiamo avanti, siamo quasi verso la fine. Abbiamo poi un libro che ero indecisa fino all'ultimo se metterlo, però no, ci può stare come libro da leggere per la festa della mamma, ovvero Circe di Madeleine Miller. L'ho letto da relativamente poco, ci ho fatto un video, lo vedrete appunto, lo vedete anche nel mio video lettura di aprile, che vi lascio sempre linkato sulle schede. Perché vi parlo della maternità? Perché Circe, nonostante si racconti la sua vita e quant'altro, a un certo punto diventa madre. Noi vediamo questa donna, questa semidea, che si interfaccia col concetto di maternità. Inizialmente vediamo una madre goffa che non riesce a sopperire i bisogni di questo figlio che piange, piange, piange fino allo stremo, quasi la fa disperare da quanto piange, nonostante qualunque cosa lei faccia, lui non desiste dal piangere, e che poi però col tempo ritrova quell'equilibrio e il figlio diventa completamente dedito a lei, gli racconta le storie, gli racconta di suo padre, gli racconta tante cose e questo figlio quindi diventa un alleato, diventa qualcuno che la ama ed è amato incondizionatamente. Molto bella questa cosa, non mi sarei mai immaginato una maternità cioè, vista dal punto di vista di una maga, comunque di una persona non mortale. E mi ha affascinato molto anche la gestione della maternità, seppur per un piccolo frangente, di Pasifae, che invece è una dea tutto tondo, una madre che invece è molto crudele, una madre quasi menefreghista, che partorisce il fantomatico Minotauro. Non lo so, mi ha incuriosita questa cosa, quindi io ve la consiglio più che altro per la particolarità, perché comunque qui abbiamo a che fare con i miti greci. È stato bello vedere un pochettino le due maternità e il concetto del dolore all'interno della maternità di Circe, perché vive col terrore che questo figlio, che comunque è un figlio mortale, possa essere ucciso, quindi la paura costante di perdere questo figlio, o semplicemente nel momento in cui lui decide che vorrebbe andare ad esplorare, vorrebbe uscire dall'isola, anche lì descrive molto bene questo terrore, questa paura della perdita del figlio. Andiamo avanti con un'altra madre un po' particolare, secondo me, e cioè quella che ritroviamo all'interno del ballo di Irene Némirovsky. Come anno di pubblicazione siamo nel 1930, sono circa 83 pagine, quindi abbastanza piccolino e veloce da leggere. Di cosa parla il ballo? Il ballo è quello che in realtà dice il titolo. Abbiamo queste
poche ore di organizzazione di una festa a casa di questa donna. Devo essere sincera, non ricordo i nomi delle protagoniste. In cui abbiamo questa donna super indaffarata che sta preparando la festa, ha un sacco di cose da fare e che durante i preparativi viene seguita e ad osservare il tutto c'è sua figlia. Sappiamo che questa figlia vuole partecipare alla festa, ma sappiamo fin da subito che la madre le dice: senti, qua c'è la festa, ma tu starai al piano di sopra, non disturberai nessuno, non fatti vedere. Non vi dico altro perché è piccolino e facilmente spoilerabile il finale, io l'ho adorato, vi dico solo questo. Cosa mi è piaciuto di questo libro? Sicuramente appunto la figura materna, che è una figura molto atipica, in cui vediamo una grossa impronta anche della biografia, dell'autobiografia della Nevierowski, perché lei comunque non aveva assolutamente un buon rapporto con la madre, ma proprio men che meno, erano quasi nemiche. E vediamo proprio una madre che è anaffettiva nei suoi confronti, una madre che è molto egoista, che all'amore della figlia o comunque alle attenzioni per la figlia preferisce piuttosto il suo debutto in società, che tutto sia in ordine, che tutto appaia come deve apparire, bene, perfetto, perché non può fare brutta figura in società. Poi che ci sia la figlia o non ci sia, o meglio che ci sia la figlia, la cosa è fuori questione, non vuole provare imbarazzi, non vuole niente, vuole essere la stella della serata. E quindi vediamo questa madre a tratti crudele, se ci pensate, che esclude la figlia dalla propria vita perché deve fare colpo sulla società. Bellissimo, io spero di rileggerlo a breve perché purtroppo lo lessi, ma proprio così, senza neanche capire il contesto, e invece è un libro che merita tanto, merita attenzione, e però ve lo consiglio proprio per questa figura materna molto molto viperesca, mettiamola così. Andiamo avanti poi con un altro libro che ho letto da relativamente poco, e cioè La Valle dell'Eden. Anche qui c'è una madre molto particolare che mi ha lasciata veramente di stucco. E La Valle dell'Eden di cosa parla? Che cos'è? Allora, è un libro di John Steinbeck, è uscito nel 1952 ed è un bel tomone di 762 pagine. La trama, molto brevemente, parla di due famiglie, si tratta di una saga familiare ambientata nella California degli anni 30. Siamo appunto con la famiglia Trask e la famiglia Hamilton. Vediamo la vicenda di queste due famiglie, di come si incontrano, di quello che succede, qual è la loro vita e quant'altro. Noi però facciamo uno zoom sulla famiglia Trask e in particolare su Katie. Katie è la madre di due gemelli. È una donna particolare, però, una donna che fin da subito arriva non lo so, in situazioni strane, in situazioni abbastanza ambigue. La troviamo ferita nel giardino di Adam e di suo fratello e loro la curano, si prendono cura di lei che è praticamente in fin di vita e nonostante le domande che gli pongono, lei non ha intenzione di rispondere a tali domande. Sta di fatto comunque che Adam se ne innamora, decide di sposarla e lei coglie al balzo la possibilità di questo tipo di protezione dicendo di sì. Da questo matrimonio nascono appunto i due gemelli e la cosa che mi ha sconvolta tantissimo è la freddezza di questa donna. È una donna quasi, non lo so, non umana, perché non ha assolutamente empatia, ma di alcun tipo, anche per quanto riguarda l'amore nei confronti di Adam, non esiste amore, lui ad amare lei, ma lei non lo ama. Così come i figli, cioè mette al mondo queste due creature ed è una scena che mi aveva colpito tanto. Dopo che le ha messe al mondo, lei si alza e se ne va via di casa, sparisce, scappa. E questa cosa mi ha veramente sconvolta. Ovviamente Katie è una persona molto particolare. Durante il libro vedrete questo personaggio, ovviamente molto molto ben descritto, descritto in maniera abbastanza crudele, ma perché è effettivamente così, una donna crudele, senza scrupoli, che pensa a se stessa, una donna che proprio non ha interesse e che non è appunto quasi umana, perché non trasuda dolore, non fa vedere praticamente niente di sé. Conduce una vita abbastanza losca e non lo so, è una delle madri che mi ha lasciata più allibita di tutte. Una lettura bonus di cui vi parlo è la lettura che sto facendo adesso, e cioè Voglia di tenerezza di McMurtry.
Lui è l'autore di Lonesome Dove e anche qui abbiamo una figura materna che mi ha lasciata veramente sconvolta, ovvero la figura di Aurora. Aurora è una donna fastidiosa, una donna che veramente non sopporterete, una donna che ormai ha superato i 60 anni, ma che è ancora scapola, che non perde occasione per lanciare frecciatine alla figlia, per dirle che dovrebbe dimagrire, che insomma, solite frecciatine. Ed è una donna veramente fastidiosa, crudele con i suoi spasimanti, che però è felice di essere crudele. E vi giuro, la figura di Aurora è una figura che io non, continuo a non comprendere. Non posso dirvi altro perché sto continuando la lettura, quindi non ho finito di leggere, quindi non so se ci sarà un'evoluzione. Ovviamente lo scoprirete nel video letture, però è veramente una figura che prendereste a ceffoni dalla prima all'ultima pagina, eppure è rappresentata appunto come una madre, una donna che vuole bene alla figlia a modo suo, una donna veramente strana. E boh, io vi invito a leggere Voglia di tenerezza anche solo per questo motivo qua. Bene, io vi ho dato i miei piccoli spunti di lettura, ovviamente ripeto, non vi ho dato grandissime informazioni perché altrimenti il video veniva una cosa inconcepibilmente lunga. Spero comunque che vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi se avete altri libri da suggerire, altri titoli, altre madri affascinanti da conoscere. Insomma, raccontatemi tutto giù nei commenti. Io vi ricordo che tutti i libri che avete sentito qui, li trovate linkati giù in info box, quindi se volete acquistarli, li trovate qui pronti per voi. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi, grazie ancora per avermi ascoltata. Vi invito anche ad iscrivervi sui social così vi tenete aggiornati su tutto. Grazie ancora per avermi ascoltata e noi ci vediamo ad un prossimo video.